Superare gli ostacoli riducendo al minimo gli sforzi si può lavorando sulla mente. Vicino a Viareggio c'è Formula Medicine. Alcuni dei più grandi piloti di Formula 1 sono passati da qui per migliorare le performance in gara. Abbiamo cominciato dall'89 a registrare i parametri corporei dei piloti di Formula 1 in pista durante le gare e ci siamo resi conto negli anni, monitorizzando tanti piloti di alto livello, che il segreto del pilota vincente è quello di avere un cervello che non spreca energie. Questo gli permette di andare come in qualifica per tutta la gara. E di lì nasce l'idea di fare una ricerca, la ricerca con la risonanza magnetica funzionale, dove abbiamo messo all'inizio degli anni 2000 12 piloti di 29 anni di età media, quindi già dei vincenti, li abbiamo messi a confronto, a fare degli esercizi con dei pulsanti, con uno schermo gigante, degli esercizi mentali impegnativi, e li abbiamo messi a confronto con 12 persone della stessa età, ma non agonisti. E abbiamo visto che la differenza tra un pilota di alto livello, un pilota di Formula 1, e una persona cosiddetta, chiamiamola normale, la grossa differenza è proprio l'economia cerebrale. Il pilota si attiva molto meno per fare la stessa cosa, e che vuol dire proprio che non spreca energie, non ha pensieri inutili, non si fa problemi, non ha la paura di sbagliare, stacca e va in automatico. Gli atleti vengono sottoposti a test di rendimento e le variabili sono molte: velocità di risposta, grado di difficoltà, elementi di disturbo. Addosso hanno strumenti che registrano in tempo reale le attività del cervello e la frequenza cardiaca. Medici e psicologi analizzano i dati per creare un programma su misura che tenga conto dei tratti caratteriali. Questo è un esempio di analisi di un test. È stato fatto a una difficoltà estrema. L'atleta doveva rispondere entro un secondo, è riuscito a fare 100 su 100, quindi è stato velocissimo nelle risposte e ha consumato anche poco a livello cerebrale, solo il 17%. Noi riusciamo con un algoritmo a quantificare l'efficienza cerebrale, che in questo caso è quasi 90%, quindi una delle migliori prestazioni mai registrate. Le tecniche possono essere le più variegate. Abbiamo tecniche per la focalizzazione, onde evitare magari fenomeni di distrazione o di pensieri intrusivi che possono essere negativi. Tecniche del rilassamento sempre comunque correlate alla gestione dei propri consumi, quindi in questo caso del battito cardiaco, oppure molto spesso proprio tecniche preparatorie alla prestazione, quindi le più comuni routine, che sono quelle anche possibili da vedere da casa, che molti atleti molto spesso hanno. È importantissimo il contributo poi del soggetto, perché la tecnica deve essere estremamente personalizzata e la maniera migliore è proprio deciderlo insieme. Motivazione e determinazione sono il fondamento per avere successo. L'apprendimento è continuo, perché con una pratica assidua c'è sempre potenziale per migliorare. Abbiamo la possibilità di fare in modo che ogni atleta possa portarsi in giro per il mondo il suo kit, e con un computer portatile può entrare nella nostra piattaforma, dove una pagina è dedicata esclusivamente a lui, e continuare gli allenamenti, e noi vediamo i risultati da remoto. Piloti, tennisti, ma anche manager. Acquisire un metodo significa creare un automatismo per potenziare l'efficienza mentale. Il punto debole appena sono entrato qui è stata l'aggressività, quella che mi mancava, quindi nel giro veloce, in qualifica, in un sorpasso. Qua mi hanno aiutato veramente a trovare la forza, l'istinto di andare senza farmi tanti problemi, perché poi ci si giocano dei campionati. Io sono sempre stata una persona molto ansiosa e questo si ripercuoteva su tutte le mie gare, soprattutto quando ho iniziato a fare rally. Diciamo che prima di ogni gara arrivavo quasi al vomito dall'ansia, e qua ho imparato a gestirmi, a conoscermi e quindi avere gli strumenti per poter performare al meglio. In più ho anche una malattia genetica, che è la fibrosi cistica, che complica ulteriormente le cose, e quindi qua ho veramente diciamo tutti gli strumenti per imparare a gestire sia la parte proprio fisica di allenamento, sia soprattutto la parte mentale, che è fondamentale. Rendere al meglio è questione di esercizio. Impermeabilizzare la testa dai pensieri disturbanti si traduce in risultato.
È tutto per il nostro MEG dedicato allo sport. Vi ricordo che Studio Aperto torna domani alle 12.25. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.